Un'altra riflessione del Libro della Sapienza ci pone di fronte al dramma di persone che muoiono giovani e ci spiega che il senso della nostra vita è essere con il Signore, non rimanere tanto sulla terra. Dal Libro della Sapienza, il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Vecchiaia veneranda non è la longevità, né si calcola dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. Vera longevità è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, e poiché viveva fra peccatori, fu trasferito, fu rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne travisasse l'animo, poiché il fascino del vizio deturba anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. Il popolo vede senza comprendere, non pone attenzione a questo fatto, che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione per i suoi santi. Parola di Dio. Da sempre fa problema la morte di una persona giovane. E di fronte all'annuncio della provvidenza di Dio si può rimanere turbati di fronte a casi dolorosi in cui una persona ancora giovane finisce la sua vita terrena in modo prematuro. Quando nell'antico Israele si pensava ad una retribuzione terrena, faceva problema un caso del genere, perché se si sostiene che Dio ricompensa chi fa il bene, di fronte ad una persona onesta e buona che muore giovane, ci si domanda dov'è la ricompensa che Dio gli ha dato. Ed è proprio l'autore del Libro della Sapienza che arriva a cogliere il senso più profondo della retribuzione. Illuminato da Dio, ci insegna che il Signore ricompensa oltre la morte. Per cui il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo. Non diventa uno scandalo il fatto che sia morto giovane, perché l'obiettivo per cui nasciamo non è vivere a lungo, ma essere con il Signore. Vecchiaia veneranda non è vivere tanti anni, diventare molto vecchi. Non si calcola con il numero degli anni. La canizie, cioè i capelli bianchi, non si valutano dal colore della testa, ma dalla sapienza della testa. Una vera anzianità non è legata agli anni, ma è legata alla sapienza. Anziano vuol dire maturo, e maturo vuol dire sapiente. Vera longevità è una vita senza macchia. È un onore vivere senza macchia, non vivere a lungo. Il Signore ci propone di vivere bene, in modo onesto e santo, non di vivere tanto. Non è la quantità dei nostri giorni che caratterizza la benedizione di Dio,
ma la qualità che mettiamo nei nostri giorni. Di fronte ad una situazione dolorosa della morte di una persona giovane, questo sapiente dice che, divenuto caro a Dio, fu amato da Lui e fu trasferito. Vede la morte come un trasferimento. In quanti casi ci sono parenti stretti che si allontanano perché si trasferiscono e vanno a vivere lontano? Oggi noi abbiamo i mezzi di comunicazione, per cui è facile sentirci e vederci anche a grandi distanze. Ma nell'antichità un trasferimento da una città all'altra, soprattutto se le distanze erano grandi, era veramente una perdita. E in questa prospettiva noi dobbiamo imparare a leggere anche il dramma della morte. Fu trasferito. Il prefazio dei defunti dice che ai suoi fedeli la vita non è tolta, ma trasformata. Trasferire vuol dire cambiare posto e trasformare vuol dire cambiare forma. La morte per noi è un trasferimento, è un cambiamento di posto ed è un trasferimento in meglio. Ed è una trasformazione verso la pienezza della vita. Fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo. Fu tolto da un ambiente negativo per essere nella pienezza della vita. Mi faceva notare molti anni fa un anziano contadino che dal suo giardino sceglieva i fiori più belli per metterseli in casa. E mi faceva notare che il Signore fa così, senza avere studiato il libro della Sapienza, guardando i fiori intorno alla sua casa, aveva compreso questo insegnamento sapienziale. Il fiore bello lo coglie perché sia più vicino. Non pensa di fare un danno al giardino, ma lo coglie proprio perché è bello e perché sia vicino a sé. Se noi crediamo davvero che la comunione con il Signore è una cosa importante, la più importante che ci sia, essere con il Signore è un guadagno. E quindi essere trasferiti, rapiti e colti non è una disgrazia, ma è il raggiungimento della pienezza. Certamente c'è il dolore per la perdita di una persona cara. E come? In certe situazioni familiari la morte di una persona giovane lascia in estrema difficoltà e quindi è normale che ci sia la sofferenza e la constatazione di una perdita, di un danno. Ma nella prospettiva di chi muore non c'è la disgrazia, ma la pienezza della grazia. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita a Dio, perciò lo tolse in fretta da un ambiente malvagio. È una carriera che facciamo nella nostra morte. È uno scatto, un avanzamento di grado, è il raggiungimento del livello massimo. Ci crediamo? O diciamo queste formule perché sono scritte e siamo abituati a ripeterle? Ci crediamo.
E dobbiamo cambiare la nostra mentalità umana terra a terra per poter accogliere questa rivelazione di Dio. Il popolo vede senza comprendere. La massa che non ragiona, vede e non capisce. Non pone attenzione a questo fatto, che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti e la protezione di Dio per i suoi santi. C'è la protezione di Dio anche su colui che muore giovane. È una prospettiva che banalmente non si capisce, ma nella profondità della grazia noi comprendiamo come vera. Perciò poniamo ogni nostra speranza nel Signore, chiedendogli con grande umiltà e affetto che ci accolga nella pienezza della vita, per essere sempre insieme a Lui.